Simone Turcotto, Philcams CGIL Savona, siamo col backstage campagna nazionale per i lavoratori del turismo, specificatamente a Noli, nella passeggiata di Noli. Cosa vogliamo dire ai lavoratori del turismo e ai viaggiatori? Ma innanzitutto i lavoratori vogliamo informarli dei loro diritti e quindi anche della possibilità poi di avere ammortizzatori sociali una volta finita la stagione e il giusto diritto alla retribuzione di tutto quello che viene fatto, ovvero gli straordinari e i giorni con la maggiorazione della festività. Questa cosa perché molto spesso ci capita di incrociare dei lavoratori che non hanno avuto le retribuzioni che dovevano avere, con straordinari non pagati e ore, tante ore non pagate. Invece ai turisti vogliamo informarli di quello che c'è dietro le loro vacanze, che non è una cosa che nasce da sé, ma è il frutto del lavoro e dell'impegno di chi durante l'estate, con il suo lavoro stagionale, gli garantisce la possibilità di fare delle vacanze divertenti e godibili. Ecco, la Philcams ha scelto di andare sulle spiagge, nei litorali, nei luoghi turistici proprio per incontrare questi lavoratori perché spesso appunto li incrociamo solo alla fine della loro attività lavorativa. Hanno spesso paura queste persone ad esporsi durante l'attività stagionale. Sì, molto spesso hanno paura e hanno paura sia durante la stagione, quando sono esposti, diciamo, a ricatto occupazionale e quindi hanno paura a far valere i loro diritti perché hanno paura che poi gli vengano create delle condizioni di lavoro invivibili. E abbiamo la difficoltà anche quando li incrociamo alla fine del lavoro stagionale perché molte volte capita che il lavoratore è legato al posto di lavoro, magari anche l'anno successivo, quindi conta di fare la stagione in quel posto lì, e ha paura che nel caso facesse un'avvertenza per recuperare i soldi che non gli sono stati dati, di non essere richiamato l'anno successivo, e quindi anche a fine stagione a volte facciamo fatica a far valere i diritti dei lavoratori proprio perché c'è questo ricatto occupazionale anche già per l'anno prossimo. Cosa possiamo fare di più come Philcams e come CGIL per questi lavoratori? Ma innanzitutto bisogna sensibilizzare come obiettivo di questa campagna anche l'opinione pubblica sulla difficoltà che incontrano appunto nelle retribuzioni e nelle condizioni di lavoro, perché tante volte sono in condizioni di contratti, praticamente dei contratti capestro. Quindi la nostra cosa è informare sia l'opinione pubblica, sia attraverso una campagna mediatica, cercare di sensibilizzare anche chi deve fare i controlli e i lavoratori stessi sulla difficoltà della situazione e sulla necessità di una vigilanza del lavoro stagionale.